Ciao a tutti ragazzi, ciao e benvenuti in un nuovo video del corso di AutoCAD. Come avete passato questo mese di giugno? Per chi di voi ha affrontato gli esami di maturità, ditemi un po' come sono andati, oppure chi di voi è andato in vacanza, o chi sta andando, chi sta tornando, ditemi un po', raccontatemi, dai! Bene, dopo questi convenevoli posso iniziare col dirvi che questo video, sicuramente questo video e magari un successivo, vorrei affrontarli in modo un pochino diverso da come siete abituati a vedere su questo canale. Diciamo che non mi avvarrò dell'ausilio del programma, ma vorrei spiegarvi alcuni concetti base del disegno 3D prima poi di buttarci veramente nel disegno 3D di AutoCAD. Quindi direi di non perdere ulteriore tempo e questa volta invece di buttarci nel programma manderei semplicemente la sigla. Possiamo iniziare col dire che per AutoCAD non esiste nessuna differenza tra il 3D e il 2D, però per alcuni utenti lavorare in 3D piuttosto che in 2D è decisamente diverso, soprattutto perché nel 3D si aggiunge una direzione, quindi alla larghezza e alla lunghezza si aggiunge la profondità. Questa dimensione supplementare cambia il modo che avete di guardare l'oggetto disegnato in AutoCAD. Nel disegno 2D voi guardavate l'oggetto in piano, sempre in piano, come se si stesse guardando un foglio appunto dall'alto. Invece nel 3D ci possono essere vari punti di vista, anche perché comunque gli oggetti possono essere uno sopra l'altro. Una differenza sostanziale tra il 3D e il 2D sta nel fatto che nel 3D ci sono oltre 80 comandi aggiuntivi, correlati prevalentemente per il 3D, che dovrete imparare ad utilizzare. Questi comandi ovviamente non vanno a sostituire i comandi che avete imparato ad usare nel corso base di 2D, quindi sono dei comandi aggiuntivi. Il vostro approccio e il vostro modo di pensare durante la realizzazione di un oggetto 3D dovrà essere leggermente diversa rispetto alla realizzazione di un disegno 2D, poiché nel 3D state effettivamente realmente disegnando un oggetto, non l'oggetto magari osservato da più punti di vista. Si dovrà essere molto precisi quindi nel disegno 3D e per certi versi, anzi io darei anche una conferma, che il disegno 3D sia un pochino più complesso del disegno 2D. Questo sicuramente è un vantaggio perché occorre essere appunto molto precisi nella progettazione. Detto questo, ora è necessario fissare dei concetti base, quindi partiamo col modello. In generale, gli oggetti disegnati utilizzando la tecnica del 3D vengono definiti modelli. La tecnica per il disegno appunto di questi modelli è definito modellazione. Sembra una cosa banale, ma in realtà è giusto saperle queste cose. Anche se i termini modello e modellazione possono essere anche assegnati a dei disegni 2D, vengono prevalentemente associati a dei disegni 3D. Invece per quanto riguarda disegni 2D si usa prevalentemente il termine schizzo o disegno. Modello wireframe. I modelli wireframe invece sono degli oggetti che vengono rappresentati esclusivamente tramite dei bordi e per questa loro caratteristica sarà impossibile appunto per loro nascondere gli oggetti retrostanti. Modello superficie. Tra un bordo e l'altro questi modelli hanno una superficie infinitamente sottile che è calcolata dal computer. Benché sembrino dei solidi, in realtà sono semplicemente dei gusci vuoti. I modelli superficie utilizzano i modelli wireframe come ossatura alla quale poi vengono applicate appunto delle superfici. Non è raro che un modello di superficie sia composto da un modello superficie e un modello wireframe. Modello solido. I modelli solidi invece sono composti sia da bordi che da superfici. In aggiunta ai primi due modelli che abbiamo visto, in questo caso nel modello solido si aggiunge anche la massa che è calcolata dal computer. Un modello solido si può appunto modellare, può essere tagliato, sezionato in modo da far vedere che è veramente un solido. Inoltre i solidi di AutoCAD possono riportare informazioni molto succulente, come per esempio appunto la massa di cui abbiamo parlato precedentemente, ma anche il volume, il centro di gravità e i momenti di inerzia. Tutti i modelli di AutoCAD 3D, indipendentemente dalla loro complessità, sono formati da primitive geometriche, quindi da rettangoli, parallelepipedi, sfere e così via. Tutti questi oggetti vengono assemblati uno con l'altro e sottratti per poi andare a comporre l'oggetto finale. Rendering. Un'immagine ombreggiata e apparentemente realistica di un modello superficie o di un modello solido è detta comunemente rendering. AutoCAD mette a disposizione una serie di comandi volti alla realizzazione di questi rendering, nonché una serie di comandi per l'installazione e la modifica delle luci e una serie di comandi per la manipolazione
e la modifica di superfici, delle superfici del modello. Ragioni per utilizzare il 3D. La ragione principale è quella che il disegno 3D si avvicina maggiormente a un oggetto, all'oggetto reale, rispetto poi a un disegno 2D. Inoltre il disegno 3D si può utilizzare per produrre delle tavole 2D, quindi dei disegni tecnici quotati, da mandare direttamente in produzione, e quindi vuol dire che si può godere di entrambe le realizzazioni. Possiamo dire inoltre che il modello 3D può essere utilizzato per produrre direttamente un oggetto reale, senza l'ausilio appunto di una tavola 2D. Ci sono delle macchine, per esempio CNC a controllo numerico, dove basta inserire il file contenente il modello per permettere alla macchina poi di eseguire l'oggetto reale. Un'ultima ragione infine per utilizzare il 3D sta nella realizzazione di disegni di rendering realistici. I disegni tecnici, non dimentichiamolo, sono molto importanti, ma molto spesso la realizzazione di questi rendering rende il progetto molto più chiaro. Sono eccellenti per l'individuazione dei punti deboli di un progetto e possono essere inoltre utilizzati per delle presentazioni oppure per della documentazione. Le funzioni 3D di AutoCAD hanno la reputazione di essere molto complicate e difficili da imparare, ma per questo ci sono qua io. Ciò è da imputare alle vecchie versioni di AutoCAD, in cui l'input era molto farraginoso e la modellazione molto noiosa. C'erano veramente, realmente pochissimi oggetti in 3D e la realizzazione di anche del più semplice oggetto 3D risultava molto complessa e richiedeva molto molto tempo. Col passare del tempo e con le versioni di AutoCAD successive, i comandi a disposizione per la modellazione 3D si sono evoluti e sono migliorati. Ma nonostante le capacità di modellazione di AutoCAD siano diventate molto buone, non raggiungono di certo quelle di altri programmi. Contrariamente a Mechanical Desktop e a Inventor, sempre di Autodesk, AutoCAD non dispone della capacità di modellazione dei solidi attraverso la parametricità. Cosa vuol dire questo? Che la differenza tra un solido parametrico e non parametrico sta nel fatto che in quello parametrico le quote controllano le dimensioni dell'oggetto, mentre in quello non parametrico le quote servono solo a visualizzare la dimensione di una lunghezza. I modelli parametrici vengono quindi modificati attraverso le quote. Di conseguenza, se volete per esempio cambiare la dimensione, il diametro di un foro su una piastra, non dovete far altro che agire sulla quota per appunto modificare, allargare o restringere il diametro di quel foro. Nonostante questo, AutoCAD dispone di tutti gli strumenti necessari per la modellazione 3D. Quando avrete imparato ad utilizzare e a padroneggiare tutti i comandi relativi a questa tecnica di modellazione, pensare a tornare a disegnare in 2D vi sembrerà una cosa antiquata, come disegnare sulla lavagna coi gessetti. Bene ragazzi, abbiamo concluso per oggi questo incontro ravvicinato con i concetti base per quanto riguarda il disegno 3D. Mi raccomando, se avete dei dubbi o volete dei chiarimenti in base a questi concetti base, oppure in più generale comunque a qualsiasi tematica che abbiamo affrontato fino ad adesso, non esitate a contattarmi scrivendo la mail drcad@gmail.com oppure lasciando semplicemente un commento sotto questo video. Potete anche contattarmi attraverso Facebook cercando drcad e lasciare anche lì un bel mi piace. Se invece questo è il primo video che guardi sul corso e sul canale di drcad in generale, ti invito ad iscriverti a questo canale per rimanere sempre aggiornato e non perderti nessuno dei video che posterò in futuro. Se il video ti è piaciuto, ti invito a lasciare un bel mi piace sotto questo video, così da aiutare questo canale, quindi drcad, a crescere e a farsi conoscere, in modo tale da elargire ancora più contenuti all'interno del web. Detto questo ragazzi, io vi saluto e vi ringrazio tantissimo con tutto il cuore, ma vi ringrazio soprattutto per la pazienza che state dimostrando, che mi avete dimostrato, perché non è mai semplice, non è mai così scontato trovare del tempo per produrre e realizzare, studiare, preparare questo tipo di video. Quindi che altro dire se non state sintonizzati e ci vediamo al prossimo video. Bene, dopo questi convenevoli posso iniziare col dirvi che questo video